Questa puntata di Unicam News ad Unicam, 35 milioni di euro dal Ministero per il quadriennio 2016-2017. Straordinaria serata a Camerino con Gualazzi, Cafiso e la P Funking Band. Presentata in Ateneo la campagna Save the Children contro le povertà educative. A Loreto un convegno in memoria di Carlo Urbani. Ben ritrovati dalla redazione di Unicam News, abbiamo sentito gli argomenti che affronteremo in questa puntata e allora possiamo iniziare subito. 11 milioni di euro subito per compensare le mancate entrate dovute alla minore contribuzione studentesca, 7 milioni. Per la ricostruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal terremoto, 3 milioni. Per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche ed informatiche e della didattica, 1 milione. 10 milioni per il 2017, 8 milioni per il 2018, 6 milioni per il 2019. È questo il finanziamento straordinario concesso dal Ministero dell'Istruzione. Dell'Università e della Ricerca all'Università di Camerino, grazie all'accordo di programma che i due enti si apprestano a firmare dopo che il documento è stato approvato nelle sedute del 29 marzo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di Unicam. Ascoltiamo allora il rettore Flavio Corradini. Un importante segnale di vicinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei confronti dell'Università di Camerino. Abbiamo proprio in questi giorni concordato e negoziato un accordo quadro che prevede momenti di grande importanza per la rinascita e il potenziamento delle strutture e dei servizi della nostra bellissima università. Sono 35 milioni in ballo per gli anni 16, 17, 18 e 19. Serviranno per diversi scopi, per coprire i mancati introiti dalle tasse universitarie. Si parla di 7 milioni per gli anni 16 e 17, 5 milioni per il 18 e 3 milioni per il 19. Abbiamo poi avuto stabilizzato il cosiddetto fondo di finanziamento ordinario al 2016, quindi per i prossimi anni sia la quota base sia la quota premiale che era destinata e che è destinata all'Università di Camerino sono stabilizzate a quelle stesse quote del 2016. Abbiamo poi avuto garantito 3 milioni l'anno, sempre dal 16 fino al 19, per edificazione o locazione di strutture a vantaggio delle attività di didattica e di ricerca per il nostro Ateneo. Questo ci servirà appunto per cercare di recuperare parte di quei 40.000 metri quadri che avevamo in centro e che ora purtroppo non sono più a nostra disposizione. Uh, abbiamo avuto altresì un contributo, una tantum di un milione, per l'infrastrutturazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche per le attività di, di ricerca e, e, e didattica, quindi non di infrastrutturazione a banda larga, ma a banda ultralarga. Per concludere, uh, il Ministero riconosce nell'Università di Camerino una vocazione storica e una qualità della didattica e della ricerca particolarmente significativi, ma anche un volano importante per un territorio molto vasto. E viene riconosciuto dal nostro MIUR questo importante contributo che la Università di Camerino Dà al territorio, ai sistemi produttivi e alle imprese fino a farli diventare eccellenze in ambito nazionale ed internazionale. Straordinaria serata, quella che ha visto protagonisti a Camerino in un auditorium stracolmo di studenti e pubblico. Rafael Gualazzi, Francesco Cafiso, Special Quartet ed una scatenatissima P Funking Band, insieme con Il Futuro per il Futuro per regalare oltre due ore di spettacolo puro, allegria e ottima musica. Hanno aperto la serata il talento, la maestria che si fa per questo genio e la passione per un tipo di musica che tocca mente e cuore di Rafael Gualazzi, che non si è risparmiato nell'eseguire pezzi di jazz, blues e ragtime, con il suo particolarissimo sound. Emozionante e coinvolgente è anche la performance di di Francesco Cafiso Quartet, che oltre al talentuoso sassofonista ragusano ha visto la partecipazione dei musicisti Alberto Napolioni, Gabriele Pesaresi e Massimo Manzi. A chiudere l'energia esplosiva della P Funking Band, una miscela di funk, disco music, hip hop, soul, rhythm and blues, jazz, magistralmente interpretata con le coreografie di 15 scatenatissimi musicisti funkers, che hanno coinvolto il pubblico e regalato momenti di allegria ed entusiasmo unici. Sappiamo da dove ripartire, ha dichiarato dal palco il prorettore vicario Claudio Pettinari. Stiamo ricreando una socialità che il terremoto ha messo a dura prova. Sembra si sia persa, ma noi abbiamo il dovere di ricostruirla e ce la stiamo mettendo tutta. La serata è stata organizzata grazie alla sinergia tra l'Università di Camerino, l'Associazione Musicando, il Comune di Camerino e l'Ateneo di Urbino. La sezione Marche dell'associazione Save the Children ha scelto l'Università di Camerino per presentare la campagna Italia di Save the Children contro la povertà educativa, denominata Illuminiamo il Futuro, in programma dal 3 al 9 aprile. A Camerino, in particolare, saranno realizzate attività con gli allievi dell'Istituto Comprensivo Ugo Betti, mentre altre iniziative sono in programma in altre città della regione, quali San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Fermo. Ascoltiamo allora le interviste che abbiamo realizzato alla professione. Anna Rosa Cianci, referente marche di Save the Children e all'avvocato Andrea Nobili, garante dell'infanzia Ombudsman Marche. La povertà educativa spesso è più invisibile e più insidiosa di quella materiale che è lo stesso gravissima ma più apparente. Quindi la povertà educativa si intende tutto ciò che i bambini, i minori, i ragazzi, gli studenti possono fruire e in effettivamente non lo fruiscono a livello culturale, di sport, di musica, di, ambiente, di ambienti aperti, a loro congeniale, di una scuola più in misura di, di, di minore, di ragazzo, di bambino. Nello specifico la lanciamo qui a Camerino, perché Camerino è luogo simbolo, no? il futuro non crolla qui e quindi non deve crollare nemmeno la speranza di poter dare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini la possibilità di un riscatto, di praticamente. Eliminare queste povertà educative. Dato che l'Università di Camerino è anche una delle più antiche, per antonomasia, un punto nevralgico della cultura, del pensiero, del lavorare, del fare insieme attraverso appunto il sapere e la cultura. Allora noi, simbolicamente, l'abbiamo voluta lanciare qui, come ricostruzione, come ipotesi, come speranza, come futuro. Ringrazio il rettore Flavio Corradini e la professoressa Spuntarelli, la prorettrice. Per quanto riguarda il nostro territorio si può affermare che tutto sommato viviamo in una realtà che è molto attenta a queste tematiche. Ovviamente non bisogna mai abbassare il livello di attenzione. La povertà educativa è un, una, una situazione davvero molto subdola perché non è percepibile come la povertà assoluta, la povertà economica e purtroppo assistiamo a un fenomeno che è quello dell'aumento del di questo dato negli ultimi anni. Quindi è bene eh, tenere la guardia alta ed è bene iniziative come quelle che fa Save the Children. Aggiungo che mi sembra particolarmente importante il fatto che questa campagna parta da Camerino, da una delle città colpite dal sisma, e che sia un modo anche per accendere un riflettore ed affermare la piena tutela dei bambini che in questo momento vivono una situazione ancora più più impegnativa a causa del, dell'evento sismico. Malattie dimenticate, salute dimenticata è stato il tema del convegno organizzato nei giorni scorsi a Montorzo di Loreto dall'AICU, Associazione Italiana Carlo Urbani, in collaborazione con Unicam, IRCA e Area Vasta 2 Asur. Nel corso dell'evento promosso in occasione dell'anniversario della morte di Carlo Urbani, Medico marchigiano scomparso nel 2003 in Vietnam dopo aver individuato la micidiale SARS, ha affrontato i temi delle sfide della globalizzazione e della responsabilità dei governi di fronte a politiche sanitarie che escludono e condannano intere comunità ad un destino di scarto. Le epidemie di Ebola in Africa e di Zika in America Latina hanno infatti fatto riemergere tali aspetti in un mondo sempre più segnato dalle disuguaglianze tra paesi e all'interno delle società di singole nazioni. Per Unicam hanno partecipato all'evento, oltre al prorettore Claudio Pettinari, i docenti Guido Favia, direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, che ha tenuto un intervento sull'impegno dell'Ateneo a fronte dei bisogni sanitari globali, e Francesco Amenta, direttore della Scuola di Scienze del Farmaco, che ha intervenuto sul ruolo della telemedicina nella lotta contro le malattie dimenticate. Bene, con questo siamo giunti al termine anche di questa puntata di Unicam News. Un nuovo appuntamento, lo ricordo, è per mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordo anche che tutte le informazioni che desiderate sull'ateneo le trovate nel sito www.unicam.it. Grazie per essere stati con noi.